Abbiamo qui con noi uno dei nostri giurati, che però ci ha portato anche il suo ultimo film, Bruce MacDonald. Grazie. Allora, Bruce è un amico del festival, perché siamo molto contenti di averlo in giuria quest'anno, perché credo sia la quarta o la quinta volta che porta un film qui a Torino. In particolare, io sono molto affezionata al suo The Movie's Broken, che era il primo anno che io lavoravo al festival, è un film che ho molto nel cuore. Ma quest'anno, appunto, oltre che essere uno dei nostri giurati, presenta qui a Torino, nella sezione After Hour, anche il suo ultimo film, Dreamland. Ed è appunto del film essenzialmente che parleremo oggi. Diciamo tutto il gruppo, il regista, il protagonista, cioè del film è lo stesso di uno di Pontypool, che era un altro film di Bruce, che è una specie di cult movie. E quindi già ne abbiamo parlato una volta questa mattina, ma insomma, cosa vuol dire lavorare, come portarsi dietro un gruppo di persone? Quanto si lavora insieme quando si rilavora con un team, con una squadra? The group was myself, the actor Stephen McCaddy, Lisa Houle, and Tony Burgess, the writer. So when you finish a movie, you become a family and you want to do it again. So Stephen, the two actors were part of the construction of the new movie. And so we, you know, Tony was the writer, but we all would come together every once in a while to move it forward. And it was fun. Sì, effettivamente abbiamo lavorato con il mio attore, che è Stephen McCarthy, con Lisa Houle e con lo scrittore del soggetto, Tony Burgess. E cosa succede? Quando lavori in squadra praticamente si forma una famiglia, film dopo film, e non vedi l'ora di ripetere quella stessa esperienza. E così infatti abbiamo fatto, dopo esserci incontrati ogni tanto ci siamo ritrovati per realizzare quest'ultimo film, che è stato davvero molto divertente. Una curiosità: quanto è scritto un film così? Nel senso che, come voi l'avete visto, il film è un film pieno di suggestioni, di voli, di scivolamenti da un'atmosfera all'altra, da un contesto all'altro. Quindi la mia curiosità è proprio sulla scrittura. Well, it's all written pretty specifically, very specifically. The impulse of the movie, the reason, I guess, why it is a strange movie, but the beginning of it was we wondered we saw a short film that Stephen McCaddy had acted in, where he played Chet Baker, a short film. And we thought, oh, that might be an interesting beginning. And so we wondered what the dream of a drug-addicted jazz musician might look like. And that was our beginning. Ebbene, c'è la parola scritta è molto specifica, è piuttosto presente nel film. Effettivamente è un film strano quello che abbiamo realizzato, e tutto parte da un impulso, da un incipit, che è stato quello di aver visto insieme un cortometraggio, Mary Plays Chet Baker, che è appunto interpretato da Stephen McCarthy. E a quel punto ci siamo domandati: ma come sarà il sogno di un musicista drogato? Da lì è partito tutto. And to add to that, the title of the movie gave a number of the
creative people in the movie permission. The movie's called Dreamland. So our costume designer, for instance, she might interpret the script. For one example, might be in the script there's a gang of kids, and it tells what they do and how, what they, you know, that they have guns. And for some reason, the costume designer thought they should all be wearing suits and hats. But so that was her contribution that wasn't in the script, but I think that the designer, the director of photography, the production designers, all in certain instances made a little leap that because the title gave them permission, and as I did. Sì, è già tutto nel titolo, Dreamland, sta tutto lì, ha dato un po' il permesso a tutti coloro che hanno partecipato a livello creativo nella realizzazione del film di entrare in questo mondo onirico, tant'è che nonostante appunto ci fosse una sceneggiatura specifica, tutti i miei collaboratori hanno potuto interpretare questo Dreamland, questo modo così, questo mondo da sogno, e la costumista per esempio si è ispirata al tema dei ragazzini che fanno parte di una gang, vestendoli tutti con un abito nero e mettendo loro dei cappelli, e questo stesso contributo creativo è stato fornito anche dal direttore della fotografia, dall'addetto alla scenografia, e tutti quanti hanno preso spunto dal titolo del film, io compreso. E qual era per te il significato di Dreamland, visto che una delle caratteristiche di questo luogo è quello di non avere una, come dire, una collocazione precisa, specifica, né geografica né temporale, è un luogo sospeso dove appunto si fluttua da un'atmosfera all'altra, da una suggestione all'altra. Well, I guess I've always been attracted to movies. Like to me, like when I see television, I think of theater and I think of literature. When I think of movies, I think of dreams, for some reason. And certain films that I'm attracted to, for example, films like Eraserhead, maybe Metropolis. Even something like, even though it's very political, a film like The Conformist is kind of has this dreamy feel to it, this dreamy romantic feel to it. Anyway, I've always liked, or people like Buñuel, I've always kind of been curious about how you might, maybe not replicate, but how you might approach how a dream works in film, where dreams are kind of disconnected, but they're rational, and they seem familiar, but they're very strange. And so this was our project, I guess. This was our attempt to try to make a story that kind of looked a little bit, or maybe, or felt like a dream, and using Chet Baker as our dreamer. Io mi sono sempre sentito attratto dai film per questa loro capacità che hanno. Per esempio, quando guardo qualcosa in televisione, subito penso alle pièce di teatro e da lì penso alla letteratura. Quando guardo i film, ebbene, penso ai sogni. E mi sono sempre piaciuti, mi sono sempre sentito attratto da film tipo Eraserhead, Metropolis e anche The Conformist, che a modo suo, sebbene politico, ha un livello onirico, e mi è sempre piaciuto tantissimo anche Buñuel. Quindi la mia curiosità è stata proprio quella di cercare di approcciare con un registro onirico il cinema e provare a presentare questa atmosfera che sia proprio come quella di un sogno, quindi un po' sconnessa dalla realtà eppure legata alla realtà, quindi con un livello di
consapevolezza, però anche distaccato. E questo è stato un po' il tipo di approccio per questo film. Volevo che sembrasse e che venisse sentito come un film, come un sogno di Chet Baker. Abbiamo detto più volte che questo film è un mix di atmosfere e che è un po' quello che succedeva in un altro film che era Aliens, credo sia Piccoli Demoni in italiano, credo un altro film di Bruce. Ma se in quello, diciamo, la surrealtà, le suggestioni andavano più a braccetto con l'horror, in questo film ovviamente i riferimenti sono il noir, l'hard boiled. Quindi la mia domanda è: qual è il tuo rapporto con l'immaginario di genere? Well, I guess I grew up on genre movies. I grew up in a part of Toronto where there wasn't a lot of access to art films or anything like that. So you saw westerns, you saw crime movies, you saw comedies. And so, you know, early on, I guess I thought that's what movies were, that they began that way. And of course, as I entered the world, I realized films are many, many things and beautiful things. But I think the genre, the idea of being attracted to genre always stayed. So I kind of, I guess, like a, in a way, like a jazz musician uses melody to have a path and go off and go around and come back to the path. To me, a genre always feels like a simple melody that you can have as a spine, and it gives you more courage to go outside, you know, to paint outside the lines, and then because you can always come back to the melody that you are familiar with. Beh, io sono cresciuto a Toronto guardando tantissimi film di genere. A Toronto non c'erano cineclub, quindi non si aveva un accesso ai film d'autore. E dunque ho guardato tantissimi film western, tantissimi thriller, polizieschi, commedie, e pensavo che questo fosse l'anima del cinema. Dopodiché ho realizzato tutte le altre possibili anime che il cinema può avere, e dunque ho cominciato a considerare il cinema e i film un po' come la melodia portante di un musicista jazz, che quindi può avere questa melodia che di fondo è sempre presente, ma che comunque gli permette di partire e seguire altri registri, quindi per poi poter tornare alla melodia portante. E quindi per me il film di genere è proprio come questa melodia, una colonna portante, una sicurezza. So che c'è, mi permette di partire, allontanarmi da quella melodia focale, ma poi ho la certezza che vi posso fare ritorno. Credo sia finito il nostro tempo a disposizione, purtroppo. Very good questions. I'm very impressed. Ringraziamo ancora una volta Bruce McDonald per averci mostrato il suo film e per essere nella nostra giuria. Grazie mille. Grazie a te.